Buongiorno ragazzi, stiamo andando a fare un po' di spesa, vedete? E stiamo andando al Penny a fare un po' di spesa, al Penny Market, e poi ce ne andiamo sulle colline. Vedete, siamo qua al supermarket e stiamo facendo un po' di spesa, tutto qua, a dopo. Ok ragazzi, siamo usciti dal Penny Market a fare la spesa e stiamo andando sulle colline. Come potete vedere oggi il cielo non è dei migliori, ma quello che è positivo è che fa fresco e non c'è quel caldo torrido. Adesso ce ne stiamo andando sulle colline. Voilà ragazzi, siamo arrivati, ci siamo posizionati qua in sosta libera e adesso vedete laggiù c'è un van posizionato e adesso faremo scarico, carico e scarico e poi metteremo la spesa a posto più tardi. E voilà ragazzi! Si è messo a piovere, non so se riuscite a sentire il ticchettio sul tetto dell'acqua. Comunque vi posso assicurare che sta piovendo. Lo potete vedere anche dalle goccioline che c'è qui dalle finestre. E va bene. Aspettiamo che smetta un po' di piovere e poi andremo a fare una passeggiata con il cane. Buon pomeriggio ragazzi, siamo sempre qui sulle colline del Vadese, siamo sopra a Ovada e ha smesso adesso di piovere, sono le 2 del pomeriggio e ho fatto un po' uscire il cane a fare i suoi bisogni e via. Qua si è messa una bella arietta fresca, si sta veramente bene, ci sono 20 gradi di temperatura, ma con questa arietta si sta veramente bene. E voilà, qui il cane può girare tranquillo senza guinzaglio perché non c'è nessun pericolo. E via. Vedete? Questo è il posto.
Siamo in mezzo a un'aperta campagna, guardate. Vedete? Molto molto bello. Poi abbiamo il carico e scarico. Qua abbiamo, vedete? Abbiamo il carico e scarico, qua c'è la griglia per le grigie, qua c'è il tombino, qua che è un po' messo male però per le nere e via. Non c'è elettricità, non c'è niente, c'è solo carico e scarico e basta. Praticamente si è in sosta libera, perché non ci sono colonnine, non c'è niente, c'è solo carico e scarico. Lassù in cima, come potete vedere, c'è il campanile della chiesa. Buonasera ragazzi, stiamo preparando cena. Questa sera ci cuciniamo un po' di salsiccia sulla graticola, con un contorno di patatina al forno qua, e via. La birretta non manca, e voilà. La birrettina ci sta sempre bene. E adesso prepariamo poi la tavola, il cane qua con me.